sue fasi di esordio non dà sintomi, quindi è molto importante recarsi dall'oculista per fare delle visite di controllo. Nella patologia glaucomatosa dobbiamo esaminare tre aspetti fondamentali: la pressione dell'occhio, ovviamente, l'aspetto del campo visivo del paziente e l'aspetto anatomico della testa del nervo ottico o papilla. La cosa più importante è raccogliere una anamnesi del paziente. La storia del paziente aiuta sempre a poi formulare una diagnosi corretta. E nella prima fase noi esaminiamo al microscopio l'occhio, poi misuriamo la vista del paziente, poi misuriamo la pressione dell'occhio e poi dilatiamo la pupilla. Nel momento in cui abbiamo il paziente che rientra nella nostra stanza in midriasi, ovvero con la pupilla dilatata, esaminiamo il fondo dell'occhio. Il fondo dell'occhio sarebbe la retina, l'albero vascolare, il nervo ottico, la macula. Questa è la visita base.